voglio fare io. Vai, vai. Cioè, devo solo premere? Devi fare. Devi seguirla, esatto. Wii. Che cosa? Che c'era pure il nome della magia, potevi farlo. Ah, non l'ho letto, non e adesso letto. Guarda. È bellissimo! Io sono Steph e questo giochiamo a Fantastic Beast, ovvero animali fantastici e dove trovarli, che ovviamente lo conoscerete tutti. Sta per uscire il film al cinema il 17 novembre, tipo. Sì, esatto, e noi non vediamo l'ora di vederlo, quindi abbiamo deciso di portare subitissimo pure il gioco, pure l'app. Caricando l'APK, ci teniamo subito a precisarla. Appena abbiamo scoperto che c'era, non abbiamo resistito e quindi vogliamo provare questa applicazione insieme a voi. Sarà un gioco basato sull'investigazione che sembra fantastico perché è una cosa che adoriamo. Una cosa da dire subito: ci vedete insieme, credo che sia la prima volta. Pensavi ti stessi abbracciando, pensavi, sì, no? Ci sono rimasto male. Sì, è la prima volta che siamo vicini, che non ci sono scrivanie che ci separano, sì. Mi Vai sento via. Mi sento come se non avessi più il mio spazio, perché io vorrei fare tipo così e invece ci sei mezzo tu, capito? È un disastro. Comunque, avremo l'audio leggermente peggio del solito perché non abbiamo i nostri bellissimi microfoni, ne utilizziamo uno che è un pochettino più bruttino, però ci arrangiamo un pochettino perché ci teniamo davvero un sacco a portare questa applicazione e quindi io direi che possiamo iniziare, certo, sei d'accordo? Certo, certo. Allora, certo, dobbiamo partire con il tutorial perché il gioco ci vuole subito far capire come funziona e dove vuole andare a parare, perché è bello particolare, io è te lo strano, dico. Sì, io ho provato giusto 5 minutini per capire un minimo come orientarci, anche perché sarà in inglese e vi dovremo tradurre noi bene o male il tutto. Ovviamente quando uscirà credo che diventerà in italiano. Abbiamo Matilda che ci sta dando il benvenuto nella sua divisione, è il nostro partner, quindi credo che lavorerà insieme a noi e insieme a lei dovremo investigare sulle Fantastico. Cose strane che succederanno ad Hogwarts, capito? Perché sai che sono tante e bisogna certo, stare certo, attenti. Certo. Sta dicendo che non solo dobbiamo investigare sulle cose che succedono ad Hogwarts, ma avremo proprio a che fare con le bestie, con le creature, quindi sarà fighissimo. Infatti dice suona pericoloso, vero? Sì. Non ci interessa, non ci interessa. A me sì. Non ti preoccupare, il tuo primo giorno sarà abbastanza tranquillo. Ah, okay, lo dicono okay. sempre. Lo quindi dicono sempre, non poi finisci mangiato da un drago, capito? Wow, 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 wow. È comparso anche l'ufficiale Langarm. È un bel nome questo. Allora, serve subito una mano, quindi ci dobbiamo muovere. Ce lo sta presentando, sta dicendo che comunque dobbiamo seguirlo e speriamo che noi siamo pronti. Siamo prontissimi ad iniziare. Non avevamo l'ora di iniziare, quindi. Guarda dove siamo. Guarda dove siamo. Siamo nel campo di Quidditch. Sì. Questo lo riconosco subito. Siamo nel campo di Quidditch. Quindi è successo sicuramente qualcosa qui dentro. Esatto. No? Allora, un groundskeeper, quindi sarebbe un portiere, dovrebbe essere uno degli anelli bassi. Gli è successo qualcosa di terribile. Quindi dobbiamo scoprire esattamente cosa è successo. E qua inizia il gioco. Praticamente adesso dobbiamo fare la nostra prima cosa da investigatori. 3, 2, 1, ci dice trova 6 oggetti. Qua vedete un sacco di oggetti nella mappa e in basso, appunto, ce lo sta indicando. Dobbiamo trovare gli oggetti che figata. Ci sta dicendo di trovare. Quindi, prima di tutto, vedi, leather gloves, che sarebbero guanti in pelle. Clicchiamo e ce li dà presi. Ok. È bellissimo. E è quando bellissimo. Non riusciamo a trovare qualcosa, tu clicchi su di lei, che è la nostra partner, ci dà una mano e ci indica dove trovarlo. Quindi, grazie a Dio, visto che con l'inglese sarà un po' complicato capire qualche oggetto, per ora almeno abbiamo una bella mano. Allora, ci serve la Bitterbat, che dovrebbe essere la mazza, ed è questa qua. Esatto. Un fiore rosso, vedi i fiori rossi? Qua. Ma come che l'hai fatto? Non vedo nulla. Golden Snitch è quello che vola, quello che va acchiappato nel 15. Quindi è questo, sì, questo qua? Vai, clicca. Ah, io devo andare. Vai. Ok, e poi Injured 15 play. Ok, quindi dobbiamo trovare proprio il giocatore infortunato. Dov'è? Usiamo l'aiuto. Ok. È nascosto dal telone, lo vedi, poverino? Guardalo. Ecco perché non lo vedevamo. New clue, che sarebbe nuovo indizio. Quindi abbiamo trovato appunto il giocatore che è stato infortunato e questo è un indizio. Quindi dovremmo investigare su di lui per capire esattamente cosa è successo. Bellissimo. Ok, è arrivato il momento migliore secondo me. Perché noi adesso, no ascoltami, okay, mandiamo il giocatore dal medico giustamente per riprendersi, sì, perché è infortunato poverino, e iniziamo ad investigare, quindi a cercare di capire che cosa gli è successo. Esatto. Chi l'ha infortunato e chi gli ha fatto come male. Come quando nei telefilm c'è il poliziotto che va lì in ospedale e parla con Vito, con quella persona che è mezzo morente, che poi riesce a dire qualcosina. È la parte migliore perché inizi proprio a entrare nel vivo dell'investigazione. Ha trovato qualche danno,
Però non è nulla che non si possa curare, insomma. Quindi, almeno per sta fortuna... bene, almeno siamo sicuri che potrà essere curato e che quindi potrà riprendersi presto e continuare a giocare a Quidditch, che okay, mi sembra una cosa esatto, importantissima. Guarda cosa ci dice però, i danni sembrano che siano stati fatti, quindi le ferite sono state fatte da degli artigli. Quindi vuol dire che qualcosa l'ha proprio graffiato. E quindi questo è il primo indizio per capire che tipo di creatura dobbiamo andare a cercare. Questo diciamo che secondo me è un po' l'indizio davvero importante. Allora dice appunto di provare a parlare con lui. Abbiamo sbloccato una nuova location che è appunto questo vecchio campanile, vecchio orologio, non lo so. E abbiamo anche scoperto che la bestia può volare. Quindi agli artigli e vola. Per adesso è mi un drago! No. Potrebbe, ma secondo me no. Guarda, se indovino... No, proprio, sono già assunta io in questo nuovo dipartimento, capito? Assunta okay, come capo. Te la vuoi giocare così, tu, esatto, è vero? Esatto. Andiamo nella nuova location, dobbiamo ovviamente ritrovare gli oggetti che ci verranno elencati. E guarda qua, ci dice che per fare questa cosa comunque utilizziamo 20 di energia ogni volta. Okay. Quindi anche questa non è una cosa che puoi fare quante volte vuoi, importante. Trova 7 oggetti, bello. Oh, allora, mamma mia. Oh mamma mia, non si capisce ma nulla. Osso, quindi un topo, il topo l'ho trovato. Che cavolo. Poi, Button, questa è una bottiglia? Prova. Sì, sì, bravissima. Bottiglia. Questa è la macchinina, e vedi, la toy car, quindi ce la facciamo. La nest è questo, perché nest sarebbe sì, cespuglio o qualcosa del genere. Secco. E per di più è un indizio, vedi, io trovo le cose più importanti. Tu trovi le bottiglie. Aia! Comunque. Mi pare insultarmi. Abbiamo trovato la parte più importante. Allora, busta di plastica, dov'è la busta di qua? Ma io non vedo nulla, cioè è assurdo. Packet of crisp sarebbero le patatine, sono queste. E poi l'aglio, rimane aglio, garlic allora e l'aglio. Questo. Ok, ok, perfetto. Ok, great job, thank you. Grazie. Allora, quanti punti abbiamo fatto? 230 più 100 più 50, non è malissimo. E infatti, guarda qua, 380.000. Ci ha dato un pochettino di punteggio e adesso vediamo perfetto, un po'. Di che cosa si tratta questo nest, ovvero questo nido. Cosa abbiamo trovato? Un nest. Ok, questo conferma che almeno non è un drago. Mi ha sentito? Cioè davvero mi ha sentito? Non lo so. Raccapricciante sta. È una coincidenza assurda. Secondo me mi ha sentito. No, ti spiano. Ti spiano, sentono quello che dici, sì. Confermi? Comunque credo che sia una buona idea, cioè una buona notizia che non perché sia un drago. Perché secondo me sai che cos'è? Che appena senti artiglio è volante, tutti nel mondo hanno pensato a un drago giustamente. E quindi ti frega sì, subito, pam, non è un drago, hai visto? Hai pensato male, hai pensato male. Vedi, una stellina, quindi noi possiamo cliccare, investigare, lo usiamo. E adesso guarda cosa facciamo. Non vedo l'ora. Guarda cosa facciamo adesso, sì, sappiamo cosa dobbiamo fare. Grazie per il suggerimento, ma sappiamo già. Oh, lo voglio fare io. Vai, vai. Cioè devo solo premere? Devi fare, devi seguirla, esatto. Oui. Che cosa? Che c'era pure il nome della magia, potevi farlo. Ah, non l'ho letto, non e adesso letto. Guarda. Oh, è bellissimo. È bellissimo. Cioè con la magia stiamo frugando il nido, sì, cercando di capire cosa c'è qui dentro. Esatto. Bellissima, è bellissima. 100% abbiamo scoperto che cosa c'era dentro. E non so se hai notato che cos'era, ma era tipo un uovo rotto. Mi è sembrato... Sì, l'ho notato anch'io. L'ho notato anche a me, sembrava un uovo appena schiuso. Quindi vedi? Interessante. Abbiamo trovato dei frammenti di qualcosa e dovremmo guardare ancora meglio. Va bene, va bene. Guardiamo meglio. Siamo 7 di livello. Bravissimi. Bravissimi. Allora, quindi adesso cosa ci vuoi far fare? Dobbiamo appunto riparare l'uovo. Riparare l'uovo. E dovremo riutilizzare una magia che si chiama Repairo, credo. La stai inventando? Sì. La stai inventando? Però vedi, ci serve di nuovo una stellina. Per okay, fare una stellina dobbiamo tornare nella scena e appunto arrivare a livello 2, quindi alla seconda stellina, in modo tale che ci dia appunto una stellina in più per okay, appunto riparare l'uovo. Capito un po' come funziona? Ti sta piacendo? Molto. Meno molto, male, sì, meno male. Sì, sì, sì. I balloons sono qui, i palloncini. Ti vedo perplessa. Dacci una mano, signorina. Questo che sarebbe il loudspeaker. Ah, ok, sì, l'altoparlante. Perfetto. La broomstick credo sia la scopa volante. Perfetto. Il topo. Dove sei, topolino? Eccolo. Ma okay, dove l'hai visto? Era sotto lo scalino. I Sprig Scripts sono questi, che sarebbero gli occhiali fatti apposta. Non il ho... Quaffle che cos'è? Non quaffle, ne ho idea, infatti facciamoci dare una mano. Questa cosa qua. No, no, quella no, è no, no, vedi un'altra cosa. E il Quaffle sarà... Che
cos'è? Ah, la palla. Ah, la palla quella che ti... Ok. No, in inglese non me li ricordo. No. È impossibile No, in avessero inglese. messo in italiano me li sarei ricordati, ma così è davvero complicato. Ce l'abbiamo fatta addirittura, abbiamo fatto anche un po' di extra per la prossima stella, quindi possiamo tornare lì e a questo punto dovremo poter riparare l'uovo perché appunto abbiamo una Esatto. bellissima stars. Quindi vediamo un pochettino come funziona questa cosa. Esaminiamo l'uovo e vediamo cosa troviamo. Dobbiamo rifare una magia, eh? Dobbiamo rifare una Io le magia. magie. Allora, Vabbè, dai, l'abbiamo ci lasci capito. in pace, sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo capito che Siamo siamo al primo esperti qui, giorno, no? però. Siamo già esperti. Vai. Allora, da qui devo Sì? iniziare. Anche i sound effects ci fai. Sì, Reparo! bellissimo. Riparo! Reparo! Ok, adesso devi unire i frammenti dell'uovo. Allora, È una questo è specie di puzzle. facile, questo è facile, questo va qui, questo va qui, qui intendo, e Ok. questo va qui. Guarda, sono una riparatrice di uova provetta. Potrebbe essere il tuo Sì, lavoro. esatto, potrei fare la riparatrice di uova. Ok, quindi abbiamo scoperto di cosa si tratta adesso. E beh, adesso abbiamo ricostruito l'uovo, E quindi quindi dobbiamo comunque sapere di che cos'è. è un uovo, lei ci è arrivata solo adesso, a quanto pare. Non mi sembra molto furba. E dice che comunque è molto grande. E la creatura, la bestia, sicuramente era in Vabbè, quella questo si era zona capito. per via dell'uovo, Si capisci? era E capito, si era capito. infatti abbiamo un nuovo indizio molto importante. Adesso dobbiamo identificare che tipo di bestia, di creatura, in base a come vogliamo chiamarla, è. Quindi Ok. siamo nel punto cruciale. Abbiamo tre indizi, ovvero che sa volare, che fa delle uova grandi e che ha gli artigli. Possiamo scegliere tra un okami e un ippogrifo. L'ippogrifo sappiamo tutti che cos'è, da Harry Potter l'abbiamo visto tutti un sacco di volte. L'okami, io non so che cosa sia. Tu lo sai? Zero di zero. Però, Com'è sinceramente, l'ippogrifo? l'ippogrifo Vola, vola, ha gli fa le artigli e uova fa le uova, cioè. quindi andiamo Vai, con vai. l'ippogrifo. L'ippogrifo! Ma non ce la fa vedere, però. No, non ce la fai vedere. Eh no, però, c'è un sacco di Che non ce la fa tempo per vedere? scoprire che cos'era e non ce la fa neanche vedere. Guarda qua. Bravissimi, perfetto. Quindi, tutto ok. Adesso abbiamo finito il nostro lavoro. Infatti, c'è eccellente lavoro per il vostro primo caso. Ok, perfetto. Grazie mille. Grazie Bravissimi, bravissimi. mille. Io quando mi faccio il mio voglio essere assolutamente strega perché deve essere Eh beh, mi bellissimo. sembra normale, alla Ecco fine tu. è un maschio o femmina, Vabbè, magari potevi voler essere tu una strega e io uno stregone. No, io voglio essere un maschio, grazie. Quindi Wizard, perfetto, andiamo avanti. Oh mio Dio, dobbiamo scegliere nome e cognome. Gustavo? Gustavo, Mi no. piace troppo, Gustavo? Guarda, ci sono tutti i cognomi di Harry Potter. Oh mamma mia. Però, sono indeciso se metterne uno che suona semplicemente bene o uno con qualche No, uno riferimento. che suona bene, devi avere un nome Ok. figo, cioè se uno stregone devi avere un nome figo. Allora, Gustavo? Frederick mi piace molto. Ti Ok, piace? sì, Vero, è un non bel è male, non è nome. male. Frederick, ci serve un cognome che ci sta bene con Frederick. Dammi una mano. Carly? Che dici? Sì, Bello, vero? Senza andare a vederli tutti tutti, Frederick Carly. sì. Sì, ci sta Suona bene. benissimo, andiamo avanti. Sì, siamo sicuri che questo è il nostro nome e che siamo dei maghi. Quanto vorrei essere un mago nella realtà. Ci fermiamo così per questo video perché dobbiamo aspettare che l'energia ritorni. I nostri amici su Facebook non hanno ancora il gioco perché il gioco ancora non è uscito, quindi dobbiamo. Esce, penso, in contemporanea col film. Credo di sì, tra 4 giorni Dovrebbe comunque uscire su ufficialmente. lo store abbiamo notato che c'è già il tipo preregistrati, una cosa del Sì, genere, sì, in modo tale proprio da essere già pronto a scaricare il gioco per quando esce. È stato un po' complicato commentarlo giusto perché comunque in inglese è tutto un po' più scomodo, No, però. poi io ho notato che il gioco non è subito Sì, immediato. è Diciamo che per particolare. capirlo ti devi un pochettino ingegnare. Anche io ci ho messo un po' prima di E capire beh, tutto è da questo. investigatori. Tutto questo sistema delle stelline, quindi giustamente non è super semplice, diciamo inizialmente, però l'ho trovato molto carino, molto originale, molto particolare. E poi Esatto. c'è a te Harry Potter, ma di che parliamo? Ma di Non che c'è altro da parliamo? dire. Quindi il prossimo video, nel caso, lo faremo quando appunto avremo il gioco in italiano e sarà tutto più comodo e più facile. Nel caso, lasciateci tanti like se vi è piaciuto. Fateci sapere nei commenti se ne volete vedere appunto altri. E ci fermiamo così. Spero che se vi è piaciuto, lasciateci un bel E se è like. la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao ciao!